Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Con questo video continuiamo il nostro percorso con il tutorial intitolato Impariamo a creare il nostro sistema da soli. Oggi in questo video vedremo più dettagliatamente come è strutturato un sistema integrale. Continuiamo dal punto dove eravamo rimasti. Vediamo adesso cosa succede se andrò ad aggiungere un'altra partita. Aggiungendo un'altra partita, praticamente andrò a raddoppiare le combinazioni, perché le quattro combinazioni della Fiorentina con il Bologna si andranno a combinare con i due segni di Roma-Cagliari e dunque praticamente andrò a raddoppiare le colonne. Infatti adesso qui avrò un sistema di 8 colonne, dove avremo una vincita minima di 1,22 e una vincita massima di 14,32, che viene rappresentata qua. Adesso, aumentando le colonne, praticamente la vincita minima è diminuita, anche perché io non gioco più da 50 centesimi come nel sistema precedente, ma sto giocando da 25 centesimi, sto giocando la metà, perché ho ripartito i miei 2 euro sulle 8 colonne, dove la vincita minima la otterrò con le 3 quote più basse, con le 3 vittorie in casa, e la vincita massima la otterrò con i 3 segni X. Naturalmente, combinando i pareggi con i segni 1, otterrò delle quote intermedie. Naturalmente, giocando un sistema integrale, se vado a prendere la quota minima non andrò a recuperare tutti i soldi che ho investito nel gioco. Per poter far aumentare la quota minima devo aggiungere delle partite fisse. Queste partite praticamente saranno presenti su tutte le colonne che si vanno a generare. Come posso aggiungere le partite fisse? Semplicemente aggiungendo un simbolo per ogni partita. In questo caso ho aggiunto altre tre partite: Inter-Juventus col segno doppia chance a 1,42, Chievo-Parma col segno doppia chance 1x a 1,54, Torino-Milan 1x che quota 1,48. Questo è il sistema precedente, questo naturalmente è il sistema precedente con le tre fisse. Aggiungendo le tre fisse, noi andremo a moltiplicare questo importo per le tre quote che siamo andati a pronosticare. Dunque, per 1,42, per 1,54, per 1,48. Alla fine otterremo 4,37 euro come vincita minima e come vincita massima 51,10. Bene, per il momento chiudiamo qua questa puntata. Nella prossima continueremo con il nostro tutorial con altre preziose informazioni per capire come sono strutturati i sistemi e come crearne dei nostri. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.